mm <coughs> non sapevo proprio dove andare speravo che almeno mi cercasse che si preoccupasse invece niente neanche un messaggio o una telefonata ma sei arrivato solo stamane devo sembrare proprio una stupida patetica vero mi sono asciugato al viso e mi sono alzato. Ho riempito un bicchiere d'acqua da rubinetto e ho bevuto. Hai solo bisogno di tempo, come tutti. Dal resto, le mie mani stringevano al bordo della pelle. Tempo, basta solo un po' di tempo. La cura per tutti i mali, peccato che all'inizio non sembra mai così efficace. Come le cure per le patologie croniche. Stai meglio solo dopo un po'. Prima ti aiuta solo la pazienza. E se tuo marito ti dice di preferire un maschio a te, di pazienza devi averle tante? Da quanto tempo? Cosa? Da quanto è gay? Da quanto va con l'altro? Un anno pare, ma so dirti. Scusate, ma non so dirti se le cose coincidono. So solo che io non ne sapevo niente. Non mi sono mai accorta di niente. Li stiravo le camicie, li lavavo i pantaloni, li preparavo la colazione, organizzavo le cene con gli amici, le vacanze, li prendevo appuntamento per la pulizia dei denti, ma non sapevo cosa lo citasse. Non fartene una colpa, non potevi accorgertene. Dieci anni di matrimonio non sono pochi. <coughs> Potrebbe non averlo saputo nemmeno lui. È la scoperta proprio venendo a letto con me. Mi sembra di vivere in un film. Molti film, ma la maggior parte, finiscono bene. Mi stavo irritando, ma non volevo sembrare maleducato. Cosa ne sapeva questa della mia vita, del mio dolore? Quando mi sono voltato verso di lei sembrava che mi avesse avuto nel pensiero, era in piedi. Domani sera invito qualche amico a cena, perché non ti unisci a noi? Stare in mezzo a degli sconosciuti può farti solo che bene. L'indirizzo lo sai. So. La mia nuova bambina di casa ha preso in braccio il suo gatto e si è avvicinata all'uscita. Tutto si sistema fosca. Sembra impossibile a volte, ma le cose non capiscono per caso. Ero perplesso, mi sembrava di ascoltare l'oroscopo del giorno: non lo so, mi sembra difficile uscire da qui. A domani sera allora. M ho aspettato che la porta si chiudesse e sono tornato dal mio abito da sposa. L'ho riposto nella sua scatola così com'era, piena di briciole e tutto strapicciato, in modo che mi assomigliasse almeno un po'. Più tardi ho telefonato ai miei genitori, ho recitato la salita parte. Abbiamo chiamato a casa poco fa, mi ha detto mio padre, davvero eravamo ancora in ufficio. Lorenzo era a casa, non te l'ha detto? Almeno l'abbiamo salutato. Mi sono chiesto se mio padre stesse giocando al mio stesso gioco. Far finta di nulla dopo che è crollato persino il soffitto: non era da lui. Ho iniziato a chiedere un sacco di cose, per distogliere subito l'attenzione da me e Lorenzo. Com'è il tempo? Fa freddo? Mamma si sta rilassando. Gli spettacoli serali sono belli e le città, il cibo. Aspettavo che il fiume di parole lontane si fermasse senza smettere di pensare a mio marito che girava per casa senza di me. Era tornato nel, nel nostro appartamento. Dopo aver salutato i miei commenando l'ultima goccia di finta serenità, ho composto il nostro numero fisso e ho aspettato che qualcuno rispondesse. Niente. <coughs> Poi come se avessi morso qual qualcosa di acido, ho dedotto che, mio, che per mio marito a casa fosse un altro luogo. Poco tempo prima avevo appena finito di leggere la storia di due amanti che avevano addirittura affittato un appartamento per consumare la loro passione. Era questa la nuova frontiera del tradimento 2.0. Omosessuali in un bilocale arredato, escort e camere d'albergo avevano fatto epoca. Ho ripreso il mio telefono, c'era un messaggio di Lorenzo. Chiama i tuoi, ho ordinato la pizza, anche se lo stomaco sembrava essersi impietrito. Tempo. Quanto tempo sarebbe corso per uscire da qui? Per ora facevo fatica a vedere alla fine. Sara Rattaro, uomini che restano.